Matematica, brutta bestia. Esho? Allora, turno di notte? Non mi ripiare, Esho, sono brutto. No, non è. Qui stai di che quasi che sta meno aperto. Io sono vantaggio pagato e bucalosso. No, Esho, non voglio buono. Bambino, non Messo qua lì, non va. Messo. A te dipende. No, sta staccato, messo, staccato. Vai, scusa. La panoramica. Non consumare, Achille. Che ti stacchi lontano. Fai una panoramica, fai una... Parliamo di riprese. Mi raccomando, mano ferma. Mano ferma. E soprattutto... Sono esperto, da quando ero piccolo. Non fare così, ne sai... Agueroi. Che sulla casa delle spalle non ci sono tante volte, tu mi dici questa la conosci, questa ma se vai conosci. Su internet ci sì, sono. Ci sono. Su internet sì. Prima, l'anteprima. Prima, i prossimi sposi di Fellina. Prima e dopo. Prima e dopo. Mo stanno belli. Come, come eravamo. E come siamo come cambiati. Siamo eravamo dal papà. Allora. Aspetta, ma faccio la mia. Grazie.
Ciao. Persiano. Vino bianco, fiori e belle canzoni. Che si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno era sera. Al risveglio diventavo un poema, se a mani vuote di te, non so se non fosse amore, se basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, se fa male solo a me. Fumare a giubbe, salamina, fumare a giubbe, salamina.
Vabbè, no, lui teniva Madonna dell'auto e quindi te non è guida di Riccioli Toro. Sì.
Comunque le hanno capito che non vi lascerete mai, perché se abbiamo troppe cose insieme le hanno capita sta cosa. Quindi stati per sempre insieme, eh? Ha capito Tebaldo? Ci per la strada ci per i coglie, dove erano lì? Io faccio un canto che non conosce nessuno. Noi canteremo. Basta, volevo un grido! Porco, è fiera di cava. E il cibo almeno vai sul sicuro. Ok, se mamma mia, proprio con me chiama per i settenari, come era? Ma non sei vita questo posto dei danzi? No, vorrei innanzitutto ringraziarvi per questa serata e poi anche per il servizio che avete svolto durante l'anno, che ancora però, come sapete, non è finito, perché c'è ancora un po' di impegni, di appuntamenti fino alla fine dell'anno pastorale, no? Ecco, quindi un ringraziamento, però poi come al solito un impegno a fare sempre meglio, perché non bisogna mai, no, pensare di essere perfetti o di, insomma, di bastare a se stessi o di dire sì, abbiamo raggiunto la perfezione, perché c'è sempre da imparare, no? E soprattutto, ecco, anche nel canto, ecco, ve l'ho detto già tante volte, il canto non è gridare e schiamazzare, perché sennò, anziché, diciamo, rendere bella la celebrazione, piacevole, la si rende pesante. Perché se quando, cioè, uno canta bello, in maniera armoniosa, il canto è piacevole da ascoltare, se invece si tratta di sentire delle urla, il canto comincia a diventare noioso. Ma questo vale per tutto, non solo per il canto sacro. Quindi un aspetto su cui bisogna lavorare un po' di più è questo, cioè armonizzare bene le voci. E giustamente anche l'Antonella mi diceva questo, però ci vuole ancora un po' di lavoro per correggersi su questo discorso qui. Perché in effetti, ripeto, cioè il canto non è chi urla di più, nel senso facciamo a gara chi grida di più, io grido di più, io ho la voce più bella. Non è questo il canto è armonizzare le voci in modo che insieme possa uscire un coro, una sinfonia bella da ascoltare. Io sinceramente alcuni canti che avete fatto durante quest'anno, ecco, sono stati piacevoli in alcune celebrazioni. E allora ringraziamo il Signore che arriva l'estate. Poi il prossimo anno proporremo alla Liliana di fare per Natale i vari versi del presepe, le pecorelle, gli angeli che scendono dal cielo, e il bue e l'asinetta. No, state faccio una proposta, ma invidioso, ma subito. State faccio una proposta, se no te l'ho detto, c'era invidioso, dice no, la faccio io, no? Invece io sa dico, i gabbiani non c'erano in giù presepe, però. Che ha fatto i gabbiani? Ma no, per l'estate! Ma che diceva, toglimi i bikini! Ah, il tuo gabbiano è svenuto! Ah, ti hanno salivato i bikini! Povero gabbiano! Vabbè, comunque grazie a tutti e buona continuazione! Grazie! Ci sono le dice, con 21, può cacciare a cantare quando facevano uno maschio! Il 21 poi, vabbè, gli appuntamenti prossimi sono importanti, il Corpus, che è il 10 giugno, poi ci sarà la Sant'Antonio il 13 giugno, e poi il 21 concluderemo l'anno pastorale. Evviva! Quindi ci sarà la messa conclusiva con tutti i gruppi parrocchiali e poi dopo fuori, come l'anno scorso, faremo un momento di festa sotto la pineta lì, se la serata sarà bella, se poi farà brutto tempo la faremo nel salone. Esce come voi. Ci sarà.